Ecco lo Stile Lomagna, ragazzi, rieccoci tutti quanti insieme nel canale come sempre. È un piacere condividere questi momenti con voi ogni giorno. Oggi parto subito con un saluto per Mattia. Ciao Mattia, orgoglioso di averti sempre con me in chat e a seguire i miei video. Oggi voglio allora innanzitutto dirvi del fatto di Chiesa, che è dato per certo che ormai è un giocatore della Juve. Quindi praticamente ha vestito la fascia da capitano nella partita contro la Sampdoria, ha perso in casa 2-1 e hanno detto che l'ultimo tiro, quello che ha preso il palo, dovrebbe essere quello prima di spostarsi alla Juve. Quindi sarà ricordato per sempre come ultimo gesto tecnico di Chiesa. Non so cosa dirvi, ragazzi, guarda, da tifoso juventino so che condividete con me questo pensiero, che Chiesa non sia giocatore adatto in questo momento a vestire la maglia della Juve. Primo perché comunque in attacco siamo già messi abbastanza bene e non ci serviva un esterno d'attacco, e poi perché a livello di abnegazione, di talento, di apporto qualitativo non è il giocatore che ci poteva servire in ogni caso. Però la Juve sembrerebbe intenzionata, come ha detto anche Paratici, a fare questo affondo, 10 milioni nelle tasche della Fiorentina, e il prossimo anno paghiamo i 40 milioni barra 50 per finire di pagare il giocatore. A questo punto quindi lo danno tutti per firmante e le visite mediche dovrebbero essere in questi giorni. E quindi questa è la prima sentenza. La seconda è quella di Rugani, che è stato preso con un prestito di 1,5 milioni, pagano l'ingaggio a 3 milioni e mezzo, quindi prenderà praticamente quello che prendeva la Juve, con la fortuna di poter giocare nel Rennes, che fa la Champions quest'anno, anche se ha comunque un girone abbastanza tosto. E quindi Rugani potrà confrontarsi con un campionato diverso, e chissà, magari migliorare un pochino. Me lo auguro anche per lui. E poi, però, oggi, come sempre, ragazzi, perché non posso lasciarvi a bocca asciutta senza nessuno scoop di giornata, anche perché notizie vere e proprie non ce ne sono. I nomi che vengono a Juve sono quelli. Ormai Chiesa parlano molto di Kane, quindi dovrebbero essere questi due. Ormai sono tramontate le altre piste, quindi Gosens, Palmieri, Theo Hernandez, non penso si riesca a fare, anche se appunto Agnelli era stato a casa Milan, ma poi si è scoperto che era per motivi di diritti TV, eccetera. Quindi me ne sparo un'altra che è stata detta però 4 giorni fa, e dare a Madrid, quindi viene da Madrid questa bomba, e praticamente loro vorrebbero cedere Hazard, offerto alla Juve, per avere in cambio da noi De Ligt, per parare un buco che loro hanno in difesa e che gli andrebbe a risolvere tantissime grane. E De Ligt, sappiamo tutti, infortunato, e arriverà di nuovo nelle file della Juve, nella rosa, a disposizione di Pirlo, probabilmente a novembre, se non a dicembre. E il suo valore di mercato si aggira attorno ai 70 milioni. Noi l'avevamo preso per 80, forse leggermente calato, ma siamo più o meno lì. E quindi questa sarebbe la bomba, quindi Hazard alla Juve e De Ligt al Real, perché il Real punterebbe l'anno prossimo a Mbappé. Queste erano voci che poi erano state fatte molto tempo fa. Già dall'anno scorso si diceva che il Real aveva puntato Mbappé. Chiaramente il valore del giocatore è inestimabile, e probabilmente a livello di cartellino il Real non sarebbe stato riuscito, sarebbe riuscito a pagarlo. Tra l'altro, il Real Madrid non ha neanche fatturato chissà che cifre, col fatto che è arrivato soltanto agli ottavi di Champions, ha vinto il campionato, comunque quindi qualcosa se l'ha messo in tasca, però non ha fatto grandi operazioni in uscita e in entrata, quindi non ha smosso le acque, non ha, diciamo, preso capitali da poter investire più di tanto. Quindi per quello che forse si muove un po' come la Juve, no? Con questi scambi più o meno alla pari, cercando comunque di trovare contropartite tecniche per non muovere capitali in Europa, adesso col fatto del Covid, anche per la crisi, e soprattutto perché anche loro, come noi, avevano i bilanci in rosso in questo mese. E stessa cosa vale per il Barcellona, quindi tutte le big d'Europa stanno un po' soffrendo. Quindi questa sarebbe, diciamo, la ciliegina sulla torta che vi faccio, forse una delle ultime di questo calciomercato. Noi siamo al 3 di ottobre, ormai mancano 2 giorni, di scoop veri e propri ancora non ce ne sono stati in nessuna diciamo, delle squadre big d'Europa. Più o meno gli acquisti che il Bayern e il Barcellona hanno fatto, quindi il Liverpool, sappiamo come si sono mosse. E diciamo, quindi la seconda parte del video la voglio dedicare all'analisi del nostro girone di Champions, perché
non se n'è ancora parlato, non abbiamo ancora parlato. E alla fine io sono soddisfatto, vi devo dire la verità, perché abbiamo beccato, vabbè, a parte il Barcellona con cui ci giocheremo il primo posto, e il Dinamo Kiev, e poi il Ferencváros, questa squadra ungherese, piuttosto ostica, comunque ha fatto punti anche l'anno scorso in Europa League, si è difesa bene, comunque è una squadra che può darci del filo da torcere, soprattutto in trasferta, se andiamo in trasferta là. Però secondo me io sono fiducioso perché la Juve a questo punto, avendo un girone di questo tipo, anche non avendo innesti importanti, se non quelli forse di Chiesa e Kane che sono dati per certi, potrebbe cavarsela a gonfie vele in campionato. Perché il dubbio era quello, perché se noi non avessimo preso neanche Morata, no? Avessimo mantenuto praticamente la stessa squadra, senza contare, vabbè, Kulusevski, McKennie e Arthur. Avrei avuto davvero delle perplessità perché poi avrei dovuto affrontare anche il girone di Champions con una panchina corta. Invece con questo tipo di girone tu puoi anche fare una valutazione di dire vabbè, mi accontento del secondo posto e come ho detto a molti di voi in chat, fare quei 10-11 punti, anche se il Barcellona ne fa 14 o 16, se comunque agli ottavi di finale. Quindi la Juve può concentrarsi a fare punti, a rimanere in scia, scudetto fino a dicembre. Non dico di arrivare campione d'inverno, ma anche solo arrivare a seconda, rimanere comunque vicino all'Inter e nello stesso tempo magari andare avanti in Coppa Italia e ipotecare il passaggio del girone. Secondo me è più che fattibile perché i giocatori ci sono e le squadre che abbiamo nel girone non sono temibili se non in Barcellona. Abbiamo possibilità comunque di fare punti in casa a Torino anche col Barcellona di Messi. Chiaramente al Camp Nou lo so già come andrà a finire perché tutti gli anni che becchiamo il Barcellona nel girone e prendiamo delle scoppole, però abbiamo sempre passato il girone anche come secondi, pur avendo loro, e spesso abbiamo visto che tanto passare primi non cambia molto, perché l'anno scorso abbiamo preso una bella tramvata dal Lione, che era passato secondo per il rotto della cuffia, e noi eravamo primi, dati per favoriti per arrivare almeno in semifinale, e poi alla fine siamo stati cacciati fuori. Quindi anche passando secondi, l'importante è quello che conta è lo spirito, la motivazione, lo stile di gioco, l'aggressività, la propensione in attacco, una difesa solida, che è quello che ci sta mancando dai tempi della grande Champions che aveva fatto Allegri nel 2017. Fino alla finale avevamo dimostrato di essere una delle squadre più forti d'Europa. Poi il Real Madrid ci ha provato in maniera contraria, però questo è stato, diciamo, l'effetto che abbiamo prodotto in Champions, in quell'anno lì. Quindi io mi auguro che ci sia una Juve veramente combattiva, combattiva e al di là degli ultimi arrivi entro il 5. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella dell'allarme che vi apparirà sulla destra, così vi arrivano tutte le notifiche vecchie e nuove. Lo Stefano Magno vi manda un grande saluto e vi chiede di iscrivervi in chat e di far sapere chi vuole essere salutato. Ciao ragazzi!